Buonasera ragazzi, benvenuti nella serie I Viaggiatori, finalmente con un nuovo episodio, ovvero il terzo episodio dei Viaggiatori. Qui con me c'è Alvis, che vuole finire casa in questo episodio, l'ha promesso lui. Sì, vorrei finirla, vorrei. Già sto iniziando a mettere il pavimento, giustamente. Lui vorrebbe, sempre in teoria. Vabbè, comunque, se riesco la finisca adesso, no? In questo episodio credo che ci metteremo a completare la casa, ma credo. E comunque iniziamo anche gli altri obiettivi. Però quello più necessario ovviamente è la casa, che dobbiamo finirla in questo episodio. Quindi visto che ad una persona ci mettiamo più tempo, abbiamo deciso di farlo in due. Cioè, ovvero io prendo la legna, il resto e della costruzione si occupa Alvis. Io nel frattempo prendo tutta la legna. Visto che nell'altro episodio avete visto che stavo nella grotta, finito l'episodio sono uscito perché dovevo solo salire quella grotta, il buco in testa, cioè quello dovevo fare. Se tu lo dici non cambia niente, perché loro hanno la mia visuale. Loro cioè vivevano nella grotta, cose ci speravano che io rimanevo ancora là dietro, morivo. Peccato che non sei morto, peccato, poi perdevo tutta la roba. me la prendevo io. Peccato. Comunque c'ho il ferro e poi mi sono preso io il vetro. Vabbè, io metto tutte le cose che ho raccolto, quindi inizia a prendere questo. Ti serve questo legno qua, come cazzo si chiama? Mi sono dimenticato, aspetta, prendo un pezzo che non mi ricordo. Ok, legno di betul. Di betul. Devo andare a cercare questo legno. Allora, in teoria dovrei andare più in là. Qua sul Jordan non lo prendo. Su questo qua cosa? Questo qua con un Shorda. Sì. Il mio paese si dice Shorda. Merda. Sì, l'ho trovato quel legno, ora vedo di portartene più possibile. La rubimbo. Qua c'è un'altra porta. A me mi gusta ballare ritmo questa. Comunque, come dicevo, in questo episodio vogliamo finire questa cazzo di casa, perché abbiamo perso parecchio tempo in queste episodi. Bravo coglione, bravo. Mi sono rotto il cazzo di morire. È impossibile che ogni episodio io debba morire. Dove siamo morto, coglione? Sto perdendo il senno, va bene? Pegna di brulla. Io sto perdendo il senno. Tu stai perdendo il seno? E che porti prima? Idiota. Comunque, dove cazzo è esploso quella merda? Non mi piace questa là. Anzi, ora faccio pure il secondo piano. Peccato, si è rotto bene. Madonna, sti creeper di merda. Ma tu ci vai addosso? Io ci vado addosso, io stavo scavando per cazzi miei. Allora, sì, vabbè, questa è la roba che avevo, credo. Spero di non aver perso nulla. Cosa hai detto? Non ti ho capito. Tante porte. Tantissime. Vedi che, ah no, non siamo nella 1.8. Peccato. Perché con se fai una volta fai tre porte. Lo so. Sì, ma non parlare sulla voce. Se sto parlando io, la tua non si sente. Lo so. Allora che cazzo parli a fare sulla mia voce? È perché tu parli sempre. Ma va? You speak. No, mortadella. Comunque io prendo anche un po' di cibo, visto che mi trovo qui. Allora, mi serve il vetro. Mi serve. Se ti serve un cervello. Sabbia. Allora. Sabbia, dove la posso andare più? Ma io ho fame. Vedi che c'è vicino al mare un coso pieno di sabbia. Sì, ma io ho fame, ma muore. E mangia. Cosa? E aspetta, mo vengo io. Un albero? Mo vengo io e ti porto il cibo, non iniziare a piangere. Sì. Anzi, ma lo sai che faccio? Inizio a fare la grappa. La zappa, va. La gratta? La grappa. Grappa? Grappa.
Ok, ho trovato anche la canna da zucchero che può servire. La canna da zucchero spia che serve? I libri. Sì, ma le ho preso perché dobbiamo fare la piantagione. La piantagione. Le piantagioni di canne. Sì, ma voglio togliere tutte queste piante qua. Ma tu puoi togliere tutto quello che vuoi. Sì, ma noi stiamo in culo al mondo. Grazie a scelto. Tu? No, no, non è vero. Non è vero, l'ho scelta io. Vabbè, comunque io sto prendendo quello che ti serve. Ricchina. Anzi, mo ti prendo anche quello di quercia, che sicuro ti servirà. No, sì, sì. Come no? Per forza sì, tu sei la casa di quello. Ho detto sì. No, non hai detto sì, hai detto no. Allora, guarda qua chi c'è. Ui, porchibio. Un cervello per te? No. Peccato, peccato. C'è porchibio. Oh, mi stanno attaccando. Ammazzatelo, please. Alvis è morto di fame. Ammazzatelo, please. Alvis è morto di fame. In questa serie moriremo chissà quante volte. Oh my god. Ah, io già sono morto 50 volte, quindi non ti preoccupare. Può capitare di morire qualche volta. Giuro. L'importante è che abbiamo dominato nei nostri cari lettucci. Letti. E abbiamo il salvataggio, quindi anche se moriamo spawniamo lì. Gallina di me. Allora, io ritorno alla nostra piccola casetta perché ho trovato tutti i materiali che abbiamo bisogno e anche il cibo. C'è un po' di cibo, non so, non è che chissà quanto ne ho trovato, però abbiamo il giusto per campare altri 3-4 giorni. Visto che ci serve anche gli alberi di betul. Sì, mamma, io uccido. Ma aspetta, ma io faccio di allora, io ti metto tutto nella chest. Se no qua moriamo sempre di fame. Oh, grazie. Sì, ma faccio io la piantagione, aspetta, non ti preoccupo. No, io faccio, fa la piantagione. Tu caga la casa. Caga. Aspetta, non mi dici una cosa. O faccio un attimo questo, faccio il pozzo infinito. Metti a cuocere questo cazzo di legno perché ne abbiamo bisogno. Di legno, senti, mi ho detto legno, vero? Sì. GG. Ci sono i villici. Davvero? Wow, bello. In nord, nord, ovest, est. Che? Eh? Che cazzo hai detto? Nord, nord, ovest, est. Nord, nord, hai rotto il cazzo, ma arrivo. Est. Oh, però ci hai fatto caso. Est e ovest. È uguale. No. Patate. Dove bella. Cazzo sei? Prendile, prendile. Bella la patata. Ma dove sei andato? Nude e cruda la patata. Io, nord, nord, ovest. Ah, sì, l'ho trovata anche io, sto arrivando. Non è vero, non l'hai trovata. Ma se la vedi le case. Non è vero. Ma come non è vero? Non è vero. Ok. Buoni stronzo. Ragazzi, in questa serie però siamo carote. Siamo fortunati con la ricerca del cibo perché possiamo completare facilmente il nostro primo obiettivo. Perché trovando questo villaggio comunque abbiamo trovato le verdure. Sì, ma qual è il nostro obiettivo? Creare tutte le piantagioni. Cioè, fare una cosa. Tutte le farm. Ogni volta che diciamo obiettivo, tu metti l'immagine dei nostri obiettivi. Perché non lo prendi? A questo servizio. Ah? Niente, tutto bene? Sì, sta a posto, a te? Hai visto se c'hanno qualcosa di utile? No, aspetta, prendo un attimo tutte le carote. Sì, vai, prendi. Muoviamoci che si sta per far buio e dobbiamo tornare a casa per andare a dormire. Oh, oddio, adesso si fa buio. Chi succederà? La squale morirà. Che dobbiamo correre. La squale non potrà. Anzi, l'unica cosa positiva è che riusciremo a completare questo obiettivo. Di, ma qual è? Di costruire tutte le farm di carote, patate, grano. Ah. Comunque io inizio a tornare perché si sta facendo buio e già i villici stanno scappando. Io me ne sto andando. Ti consiglio di andarti. Aspetta, ma sto andando dalla parte sbagliata. Dove siamo venuti noi? Dove? No, impossibile. Sì, ci siamo venuti. Ah, no, mi sono ritrovato. Mucca, muore. Muore la mucca. Guarda che ne abbiamo attraversato un fiume.
Io sì, l'ho attraversata. E appunto. Sicuro che è qua. Scheletro! Corri. Corri, ragazza, io ho fame. Nenne, no, non mi sottile, vai tu, nenne. Tu sei proprio idiota, lo sai. Per Blocco. cantar. Si è Dove blocco. cazzo sta la nostra casa? Dove cazzo? Sono andato giù. Dove? Non vedo lui. Sì, vabbè, dove cazzo sta casa nostra? Come abbiamo fatto a dimenticare la... No, su! Stiamo andando... Ah, eccola, trovata. L'hai trovata? No, scusa. Scusso. No, ma ci siamo persi. No, dai! No! Ah! Mi hanno colpito! Scritto le Ah! coordinate. Mi stanno colpendo! Vanno bene. Cecchino! Ma muoio. Corri. Andiamo al villaggio di nuovo! Secondo me è sicuro lì! C'è un creeper! Mamma. Corri! Corri! Ma noi non siamo venuti di qua! No, non siamo No, venuti! non è siamo andati di là, ritornati di là. Di là sta la Siamo nostra finiti. casa! Che cazzo siamo andati a fare? Eh? Che cazzo siamo andati a fare? A farti compagnia? No, Sì, bravo, coglione. Ci siamo persi insieme. l'ho trovata la casa, vieni! State Dove? qua! Vieni. Come se io sto guardando il tuo schermo. Vieni. Sì, vabbè, io l'ho Creeper. trovata, seguimi! Un applauso, date una medaglia a questo ragazzo, un applauso e dategli un bacetto. Perché? Cosa è successo? Io ho trovato casa! Sì, io no! Mi vedi? Fammi vedere dove sta. Ma stai vicino alla casa dei Village? Ma quale casa? No, dico, stai vicino al villaggio? Sì. Io ti vedo, girati! Girati e fermati! Se continui a camminare ti perdi, idiota! Ciao, appenditi al Eccomi, cane. trovato, coglione. Cosa è brutto? Da lontano sei bruttissimo. Tua madre. Anche da vicino. Che andiamo a dormire. Che ci conviene. E dobbiamo finire sta cazzo di casa perché mi ha rotto già le palle. Zombie. Vabbè, i zombie non danno problemi. Cioè ti cre... Sei morto? No, ce n'ho un altro dietro, però non c'è la spada. Ce l'ho io la spada, di legno. Prendile e ammazzalo. Bastardo. Devo fare la spada anche io, mi sa. Morto. Comunque andiamo a dormire prima che si spawnano altri 10.000 zombie. Aspetta. Fai veloce! Veloce. Dai, vieni a dormire. Ok, sì, sei Dai, dormito. bitch. Bitch. Ah, mi devo ricostruire gli attrezzi perché ce l'ho tutti scassati. Comunque, mo, io mi metto. Nel frattempo che tu fai la casa, io mi metto a costruire. Cazzo, sto rumore di merda. Metto a costruire un attimo. Aspetta, prima mi devo fare la spada. Comunque, ho detto, metto a costruire un attimo. Come Sì. cazzo si chiamano? Le farm. Cioè, io Vabbè, fai penso alla. terreno per la farm. Sì, devo fare l'agricoltura. L'agricoltura? Ho detto agricoltura. Hai detto agricoltura? Tua madre. Agricoltura. Allora, Ok. in Ci sta questo. prima a togliere Sì, vabbè, così. io vado a fare sta cosa. Comunque il ferro, fai una cosa. Fai un secchio con il ferro che sta lì dentro. Ma dai! Secondo te chi c'è in mano? Passamelo, mi serve. Ma dai! Allora, mettiamo a fare qui, che è abbastanza... Togli questa cazzo di cosa, mi dà fastidio. Sì, qua va bene, secondo me. Poi dobbiamo sistemare anche qui. Per il momento facciamo una... Come posso dire? Momentanea. Dove cazzo sei? Sì, però devi tagliare tutti questi altri. No, qua, vi... Poi li tolgo. Metti l'acqua qua dentro, nel frattempo. Dove? Dove sto io? Dove? Come dove? Stai tu, non ti vedo. Perché ho messo... Non ti vedo. Vabbè, vai a riempire ancora perché serve... Acqua. Però dobbiamo togliere questi altri che sono fastidiosi. Sì, vabbè, io devo tagliare queste piante di merda che stanno sul cazzo. Allora. Pronto. Ora finalmente avremo cibo in abbondanza.
e stiamo iniziando i nostri obiettivi. Allora. E possiamo finalmente. Vai, cosa? E tu mi fermi ogni cazzo. Ogni cazzo, ogni pisello. Questa comunque è la farm di grano. Non mi piace questo volto. Questa è di grano. Questa è di erba. Comunque, dobbiamo fare parecchie farm. Per il momento abbiamo come si chiama? Canna da zucchero. Non me grano. Vicino a casa. Abbiamo patate. E abbiamo anche carote. Perché non hai detto che hai trovato anche patate? No, ho detto patate. Patate sì o no? Oh, si è appagata l'acqua. Ce l'hai se o no patate? Si è appagata. Non sei appagata un cazzo, sei tu che sei idiota. Capito cosa ho detto? Che vuoi? Hai trovato le patate? Sì, ce l'ho. Ah, ok. Aspetta, ma io scavo un altro qua. La distanza va bene qui. Sbagliato. Porco Giuda. Ecco qui devo fare. Quanto ci vuole per prendere l'acqua? Cioè stai perdendo una vita. Se mi dai il messecchio faccio. Cioè, c'è di cose in vini. Però la chiusa a 5 metri. Bravo. Sei un genio. Cioè devo fare un percorso. Un genio come te non se ne trova. Geni come te non se ne trova. Comunque fa presto perché mi scoccio di fare sempre. Quindi ora mi strano. No, perché si sta seccando e terra. Mi sono rotto il cazzo. Dopo che devo. Sì, ma metti l'acqua, porco dio. Ops. Ah, visto? Se ti tratto male. I nostri spettatori. Ah, finalmente, già stiamo completando alcune cose molto importanti. Devo fare anche la Alvis. Se Alvis mi dà quel cazzo di secchio, io forse potrei finire i campi e lui potrebbe finire la casa. Però sta dormendo. Hai ragione, devo finire la casa. Ma va, davvero? Passami il maledetto di secchio. Aspetta. Sei una lentezza unica. Mamma mia, i dolori nello stomaco. Cosa vuoi? I dolori nello stomaco, i dolori nello stomaco, i dolori nello stomaco. Sto morendo. Dolori nello stomaco. Ok, finalmente ho il secchio. Finalmente possiamo fare cose più serie. Allora, ora dobbiamo creare la seconda fonte di acqua infinita. Che ne abbiamo bisogno. Io per il momento completo queste cose. Ma io devo finire casa, perché me ne vado a cazzeggiare? Tu cazzeggi, io no. Comunque sono rimasti 2 minuti. Io nel frattempo finisco questi campi. Così almeno abbiamo fatto una minima parte almeno di un altro obiettivo. E non abbiamo perso tempo. Cioè, almeno io non ho perso tempo. Vai, vai qua. Sbagliato lì. Non fa niente. Comunque, come vedete, questi sono i miei campi di grano, che poi farò anche la serra, cioè coprirò bene e creerò io un po' in modo più simpatico. Più che altro, cioè, più simpatico, non è quello, cioè, come posso dire, più da contadino, le cose fatte bene. Allora, come dicevo, in questo obiettivo non mi ricordo cosa manca. Come farm. Per il momento però abbiamo concluso. No, come il grano, le carote, le patate. E ci manca comunque la canna da zucchero che metterò. Poi non so, non mi ricordo che agricoltura c'è. Non mi ricordo proprio. Però non credo che ce ne siano altre. No, non ce ne sono altre, sono finite così. Ah, quindi dobbiamo finire quella da canna da zucchero. E in teoria potremmo anche aggiungere quelle di cactus. Poi vedremo, cioè dobbiamo decidere. Ma i cactus a che serve? I cactus fanno un tinta, cioè la tinta verde serve. Ah, solo il colore. Sì, serve solo per il colore. Vabbè, mica dopo mangio cactus.
Beh, dice, dice, vabbè, sì, mi piacciono, ma comunque poi, cioè, io voglio sistemare, voglio fare la strada, comunque tu puoi cioè, puoi camminare intorno all'agricoltura senza entrare all'interno dei terreni. Poi nel prossimo episodio, che ho più tempo, io penserò solo a questo, cioè sistemare i campi di agricoltura, sperando di che vengano bene, fare una bella strada, cioè fatta bene, di pietrisco, non so, o pietrisco, poi vediamo. Pietrisco è meglio. Cioè voglio fare la strada, diciamo, intorno, in modo che io posso passare tra le verdure e posso prenderle senza in modo. Però dove la facciamo la porta? Per uscire, diciamo. Vabbè, poi sistemo, pian piano. Qui. Facciamo tutto. Qui, mi piace. La porta di uscita? Ah, ma tu dici della casa, ma quante cazzo di porte stai facendo? Ah, c'è un sacco di porte. Tante porte. Sì, ma tu stai facendo un casino di porte, porco Giuda. Comunque, mentre... per il momento fermiamo questo episodio, cioè che siamo arrivati a 21 minuti e abbiamo registrato parecchio. Mentre io metto il pavimento, do i saluti, quindi ci sentiamo nel prossimo episodio, con sperando che nel prossimo episodio riusciremo a finire la casa, spero, e almeno finire anche il prossimo obiettivo, ovvero creare la farm. Che ormai, cioè, siamo stati molto fortunati a trovare il villaggio e trovare proprio i campi di patate e carote. Non c'è comunque stato. Ci sentiamo nel prossimo episodio. Vi promettiamo, cioè, almeno io vi prometto di finire i campi di grano, i campi di agricoltura e completare il nostro primo obiettivo. Ci vediamo nel prossimo episodio qui da Yamamoto. E da se vuoi salutare tu, mi farei allora, fa piacere. Io finisco dicendo, ve lo giuro che la casa la finisco. Cioè, su che episodio è questo? Questo è il terzo episodio. Ti sei dimenticato terzo. Anche il nostro episodio. Io la dovevo fare già dal primo. Il primo non l'ho fatta perché non avevo voglia. Il secondo episodio perché non avevo tempo. Il terzo episodio andavo cazzeggiando. E il quarto la finisco, giuro. Tanto devo solo fare secondo piano, il soffitto e il picco della casa. E tutte le porte. Va bene, fermiamoci qui, ci vediamo nel prossimo episodio. Speriamo di finire questi obiettivi. È una promessa, almeno spero che sia una promessa da tutti e due. Da me sicuro. Sì, sì, non mi preoccupare. Ci vediamo nel prossimo episodio, da Yamamoto e Alvis. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.